Allora, direi che con una puntualità inconsueta, dato sicuro dal vantaggio che avendo registrato siamo tutti presenti puntuali, possiamo iniziare alle 17 come da programma la presentazione di questa sera. Stasera, come voi sapete, come sanno quelli che ci seguiranno poi vedendo in differita per sentire la registrazione, siamo qui per presentare l'ultimo libro di Mimmo Fanzinelli, Il filosofo in camicia nera, Giovanni Gentile e gli intellettuali di Mussolini. Con noi a discuterne, benvenuto a fare gli onori in casa con la rappresentante di Fondazione ISE, che sta insieme al Nazionale e al suo direttore generale Enrico Carrettieri e al coordinamento dei Fiusi Lombardi, abbiamo promosso questa iniziativa, a parlare nel merito del libro e a discuterne con voi e con l'autore saranno Marcello Flores e il già nominato Enrico Carrettieri. Allora, questo libro è una biografia, come potete, molti voi l'avranno già visto, comunque come dice il titolo, una biografia intellettuale di una figura centrale della storia culturale italiana tra le due guerre, che è Giovanni Gentile. Il soggetto ha avuto importanti studi precedenti, con i quali il libro si ricollega ma si differenzia. Ricordo solo la recente ristampa del libro di Canfora, oppure ancora il libro di sulla Gentile e la casa editrice Sansoni, uscita nell'86 di Gianfranco Pedullà, oppure gli studi ovviamente centrali di questa ricostruzione di Gabriele Tucci. Beh, il libro, come dire, però ha un punto e un approccio diverso, come dice il titolo, il filosofo in camicia nera, perché al centro, come poi credo emergerà con chiarezza dalle parole che mi segue, è il rapporto tra un filosofo intellettuale importante e il fascismo, e in qualche modo è la storia politica dei rapporti tra Giovanni Gentile e il fascismo, la sua militanza, il suo avvicinarsi, il suo diventare poi un protagonista, un punto di riferimento importante della politica culturale del fascismo, e segue questo percorso attraverso tre grandi momenti. Il periodo di consolidamento, il periodo del potere, il consolidamento del fascismo fino alle leggi del 25-26, il cuore, il nucleo centrale, gli anni 30, le grandi operazioni che sono quella del manifesto antifascista che è del 25, non per dire il manifesto di intellettuali fascisti del 25, l'operazione dell'enciclopedia italiana, e poi l'intrecciarsi di molte vicende che non sono minori e di protagonisti confermati della storia culturale, intellettuale e delle istituzioni culturali in Italia, e infine segue la parte conclusiva di questa vicenda fino all'epilogo tragico e noto del 44. Tutto questo lo fa sulla base di una attenzione scrupolosa alle fonti, intrecciando fonti stampa, fonti giornalistiche, fonti d'archivio, fonti inedite, o utilizzando fonti edite in modo inedito, nel tracciare quindi un quadro che io credo resterà come un tassello importante della storia degli intellettuali italiani del ventennio del fascismo. Lascerei a questo punto la parola per una discussione, una presentazione più ampia a Marcello Flores. Seguirà dopo Marcello, prenderà la parola il Mirko Carrettieri, il direttore dell'Istituto, e chiuderà questo primo giro l'autore, che risponderà o arricchirà le sollecitazioni che avrà ricavato dai due interlocutori che vi ho detto. Grazie. Grazie per questo invito, anche se può sembrare non del tutto corretto che sia io a parlare di questo libro, visto che con Mimmo abbiamo fatto un libro insieme, ma non ne parlerò bene perché lavoriamo insieme, siamo amici, ma perché credo che questo libro sia un libro estremamente importante. Partirei proprio con osservare le reazioni che ha suscitato. Da una parte dal mondo culturale, tralascerei quello meno culturale, della destra c'è stata una reazione a colpire un'immagine di Gentile che in qualche modo nel corso del dopoguerra si era riusciti a costruire, rendendolo comunque un personaggio in cui la fedeltà al fascismo sembrava diventare sempre meno importante rispetto invece al suo ruolo di filosofo e di organizzatore della,
della cultura. Una posizione che è stata in parte sposata anche da quello che era il maggior biografo di Gentile, e cioè Gabriele Turi, il quale forse proprio perché aveva fatto una biografia, soprattutto una biografia intellettuale, aveva in realtà programmaticamente, ma evidentemente senza rendersi conto di che cosa poteva significare, aveva dimenticato la camicia nera che Gentile non solo aveva portato per lunga parte della sua vita, ma che aveva rivendicato come momento essenziale della storia nazionale, della rivendicazione di quello che doveva essere il futuro dell'Italia. Ecco, Mimmo riesce a darci non solo un altro aspetto, che poi è quello fondamentale di Gentile in quel periodo, perché Gentile sicuramente ha una sua autonomia di pensiero in gran parte precedente alla sua scelta di identificarsi con il fascismo, ma poi è soprattutto l'organizzatore della cultura fascista, il teorico di uno Stato fascista in cui la cultura, un certo tipo di cultura, ha il suo ruolo fondamentale. E mi sembra che Mimmo puntualizzi con efficacia, fin dall'inizio, attraverso una citazione di Mussolini, questo ruolo, quando Mussolini disse: la riforma Gentile della scuola è la riforma più fascista che ci sia. E questo credo che dovrebbe essere ricordato anche dai tanti continui nostalgici di una certa riforma della scuola, o di una scuola che anche quando poi per quella repubblicana si era modificata, però ancora recepiva tanti aspetti della riforma gentiliana. Mimmo riesce a mettere in evidenza intanto la non inevitabilità dell'approccio di Gentile, che dobbiamo ricordarci che era un uomo già maturo nel momento in cui fa questa scelta, e non a caso lo contrappone in un bellissimo capitolo, paragrafo, con Gobetti, che di Gentile era stato anche allievo, e che mette in contrapposizione, proprio per la capacità di cogliere che cosa significava in quel momento il ruolo dell'intellettuale. Noi siamo abituati a pensare al ruolo degli intellettuali da Zola in poi come l'impegno per svelare la verità contro il potere, ma in realtà la gran parte della storia dell'intellettuale invece è una storia di organizzazione del potere, di giustificazione e legittimazione del potere attraverso la costruzione di ideali nazionali, di un'educazione che vada a formare cittadini che siano rispettosi del potere. E quindi da questo punto di vista l'aver messo in evidenza la continua attenzione a quella che Franzinelli chiama la pedagogia del manganello è la vera essenza, perché se, come ormai credo siamo tutti convinti, la violenza è il momento centrale della fisionomia e della identità del fascismo rispetto alle destre dello stesso periodo, è vero che questa realtà di pedagogia del manganello non è qualcosa che riguarda solamente l'immediato della presa del potere, ma si configura continuamente come una scelta anche nel periodo successivo. E Franzinelli, diversamente da come a alcuni recensori che probabilmente non hanno letto il libro hanno sottolineato, accusa Gentile di essere fascista a 360 gradi. Ora, è vero che era fascista a 360 gradi, ma Franzinelli mette anche in evidenza i contrasti che vive Gentile all'interno del Partito Nazionale Fascista, ma i motivi per cui vive quei contrasti, il rapporto anche
che ha con il mondo antifascista, soprattutto con un numero notevole di suoi allievi o comunque di conoscenti nell'ambito della cultura, che a volte riesce perfino ad aiutare, quindi non dando una visione monocorde o tutta omogenea della personalità di Gentile, ma riuscendo a mettere in evidenza come tutti quegli aspetti che fanno parte della sua vita e sono anche legati alla sua personalità, alla sua storia precedente, non mettono mai in discussione però, tant'è vero che nell'aiuto di alcuni antifascisti non arriva mai ad aiutare quelli che si sono dichiarati in modo aperto contro il regime e lo combattono, di cui di fatto accetta le punizioni che vengono loro date, ma appunto non riesce mai a superare, andare oltre quella volontà di far confluire tutto quanto all'interno di un appoggio a Mussolini, perché questo è un altro aspetto che emerge con forza, questo legame molto solido con Mussolini, quindi addirittura quasi un mussolinismo più forte del fascismo nella ideologia di Gentile, ma poi ha la giustificazione continua della violenza e degli aspetti peggiori. Prima Giorgio ricordava il momento del manifesto degli intellettuali fascisti, la contrapposizione con quello degli intellettuali antifascisti, basta leggere i nomi che ci sono in calce dell'uno e dell'altro per rendersi conto, uno, che la cultura fascista esisteva e che era anche formata da personalità di grande rilievo, Sironi e Marinetti per tutti, e non solo ovviamente, ma dall'altra parte c'era un'articolazione enorme di posizioni e di problematiche che avrebbero costituito poi la realtà della cultura italiana. Ora, una cosa che inevitabilmente è rimasta un po' sullo sfondo, ma che credo che sarà importante ritornarci, è quello del modo in cui la stragrande maggioranza degli intellettuali antifascisti o non fascisti hanno nel decidere di rimanere in Italia in quella logica di conformismo e di stimolazione, come viene ricordato, e che è un elemento utile che meriterebbe però uno studio apposito e probabilmente di tipo comparativo con gli altri totalitarismi, perché è una realtà che è composita, è molto complessa, è molto difficile, è contraddittoria e che non si può risolvere con giudizi che non sono minimamente presenti nel libro di Fraginelli, ma che sono presenti a volte invece in altri studi di tipo morale, moralistico, per cui chiunque non abbia combattuto il fascismo fin da subito con la galera, con il confino e con l'esilio, in qualche modo va visto come qualcuno che si era compromesso fin troppo e che non aveva tutte le giustificazioni successivamente per la scelta invece di tipo antifascista. È importante l'aspetto che Franzinelli sottolinea della propaganda, perché propaganda è qualcosa di composto, propaganda è al tempo stesso il livello alto, che è quello dell'Istituto Nazionale dell'Enciclopedia Italiana, e quello basso invece delle lettere o degli interventi in appoggio alla politica coloniale. Propaganda era per il fascismo un elemento fondamentale, quindi noi qui abbiamo non solo e forse non tanto una biografia,
ma la storia di un grande personaggio e protagonista che riesce a illuminare in modo complessivo, con un tassello o più tasselli in più, la storia del fascismo vero e proprio. Questa è, mi sembra, l'originalità e la grandezza principale del libro, senza dimenticare la questione della corruzione, degli affari, che spesso dimenticati, ma ormai, come sappiamo da tanti studi, il fascismo fu anche un intreccio affaristico di corruttele enorme, così come l'antisemitismo precoce che Gentile manifestò, ben prima quindi della necessità magari di adeguarsi alle scelte mussoliniane del 38, fino a giungere poi a tutta l'ultima fase, su cui magari mi dilungo meno, forse Carrettieri ne parlerà di più, che è quello relativo alla fase della guerra, del filo hitlerismo, della partecipazione alla Repubblica Sociale, poi anche ovviamente alla questione della morte e di tutte le polemiche che fin dal momento stesso dell'uccisione, poi per tutto il dopoguerra, fino a ieri o a oggi, continuano a esistere su questo aspetto. Qui vorrei solo terminare ricordando due cose. Uno, l'uso che Franzinelli fa della documentazione, una documentazione in gran parte nuova e inedita, penso per esempio ad alcuni appunti inediti di Croce che sono estremamente rivelatori, perché non erano inediti per caso, perché Croce non voleva che fossero pubblicati, perché significavano ovviamente far parlare suo pensiero più intimo e non solo quello che decideva che dovesse essere il suo intervento pubblico. E poi il fatto che, anche se non sempre possono essere seguiti in modo dettagliato, ma c'è la schiera degli intellettuali fascisti, da Volpe a Soffici a tanti altri, che in qualche modo aiutano a completare questo orizzonte politico della cultura italiana che non può essere dimenticato e che è importante far rientrare all'interno di un giudizio complessivo del regime nella memoria che successivamente si è venuta a creare. Io penso che forse è proprio l'uccisione, con tutte le polemiche che ha suscitato, che ha poi dato la cifra della costruzione di una memoria di Gentile di un certo tipo, o di memorie diverse, Gentile ma sempre racchiuse soprattutto attorno al suo esito finale, che non invece tutta quella attività precedente che Franzinelli ci ha raccontato in modo veramente mirabile. La parola a Mirko Carrettieri. Buonasera anche da parte mia, è un grande piacere ricominciare l'attività in presenza in Casa della Memoria dell'Istituto Nazionale e è ancora più un piacere poterlo fare con su una proposta di Fondazione ISE che insieme con gli altri istituti della rete Lombarda, con cui stiamo cercando di coordinarci il più possibile, e mi fa anche piacere che sia già la seconda volta che in questa rete presentiamo un libro di Mimmo Franzinelli, quindi è un autore che sentiamo nostro, nel nostro humus. Allora io dirò i punti che mi sembrano più interessanti anche per vivacizzare un po' la discussione, dirò anche un paio di cose che non mi hanno invece convinto del volume. Senza ripetere le cose che diceva Marcello, direi che riassume, chi si occupa di storia degli intellettuali sotto il fascismo ha una prima fase in cui che era caratterizzata dall'idea che gli intellettuali si dovessero studiare solo studiando le idee e le opere.
che aveva proprio rispetto al tema del fascismo lasciato da parte molti elementi importanti, sminuendo diciamo la dimensione intellettuale del fascismo stesso e il coinvolgimento degli intellettuali, è seguita una seconda fase di studi in cui si è dato spazio alle forme di organizzazione della cultura e si è visto come appunto il fascismo e dentro il fascismo molto si sia fatto da questo punto di vista. Si citava prima la biografia di Gabriele Turi, che proprio segnava un po' questo salto di qualità. Quindi l'intellettuale non è solo quello che scrive, quello che dice, ma è anche quello che fa nell'Italia fascista. Certamente Gentile si presta particolarmente a una lettura di questo tipo. Ecco, credo che qui Franzinelli ci consenta di fare un passo ulteriore, come già si è accennato. Passo ulteriore che va nella direzione di un'attenta analisi dei documenti. Dei documenti, si parlava, diceva già Marcello, alcuni documenti inediti a tutti i privati, ma anche e soprattutto il carteggio gentiliano conservato appunto alla Fondazione, così come il carteggio Mussolini. Sicuramente la dimensione archivistica aggiunge fondamentalmente due cose che credo vadano rilevate a merito del volume di Franzinelli. La prima è l'attenzione per la dimensione privata, emozionale, anche sentimentale. Faccio solo un esempio che è molto importante all'interno dell'economia del volume. Come diceva già Flores, chiaramente, soprattutto negli ultimi anni, lo vediamo dal numero di libri pubblicati, l'attenzione rispetto a Gentile è stata soprattutto attenzione al caso Gentile, cioè alla morte di Gentile. No, la maggior parte dei libri che sono usciti negli ultimi anni, quelli dei quali citati da Giorgio prima, da Mecacci, a Canfora, tanti altri. E invece Franzinelli ci porta a studiare il Gentile dell'ultimo famoso discorso per la riconciliazione degli italiani, non tanto e non solo nella sua dimensione politica, quel libro peraltro, ma anche nella dimensione privata. Dietro queste parole così esplicite di Gentile c'è soprattutto la preoccupazione per il figlio prigioniero in Germania e quindi lo sforzo deliberato di calcare la mano, calcare i toni per blandire l'alleato germanico non solo per un motivo appunto ideale politico, ma proprio per un motivo specifico. E l'altra dimensione che esce molto forte, anche questa è stata già citata da Flores, ma vale la pena ribadirlo, è che organizzatore di cultura per un intellettuale, non solo sotto il fascismo, ma anche sotto il fascismo, significa potere e denaro. Questo è molto evidente, soprattutto per chi come Gentile veniva da condizioni familiari, tanto che rose. Quindi ecco, credo che questo libro come questo ci facciano fare un ulteriore salto di qualità nella storia degli intellettuali sotto il fascismo, proseguendo nella direzione indicata da Turi, che peraltro è largamente citato, ma appunto scendendo anche su queste questioni. Che cosa ho detto mi convince meno? Ma fondamentalmente sto nelle metafore che usa Mimmo. Mimmo si richiama anche una delle prime dei primi studi sugli intellettuali sotto il fascismo, tutti noi in caro, quello di Marvis Menghi, che appunto identificava, polarizzava per motivi di spiegazione il mondo degli intellettuali italiani sotto il fascismo tra i militanti e i funzionari. Ovviamente era una polarizzazione, uno schema, insomma, interpretativo. Ecco, forse in effetti nel corso del volume, essendo molto attento alle questioni di interesse, alle questioni di opportunità, alle questioni di potere, che sicuramente furono molto significative, però il rischio è quello di vedere un Gentile molto funzionario, molto indirizzato a Brandire Mussolini, a cercare dei posti anche per i suoi allievi, anche per i suoi amici, a tutelare i suoi amici, e meno forse la dimensione militante di Gentile, che
non è l'ultimo degli intellettuali, non è uno degli intellettuali che navigano opportunisticamente nel fascismo, ma forse, insomma, è, come del resto in altre parti del libro emerge, molto di più. E questo lo lega a un'altra questione che forse nel libro è un po', diciamo, non risulta così chiara per un lettore che non abbia presente altre conoscenze su Gentile. Ecco, forse è l'aspetto cronologico. Cioè, leggendo il libro si ha un po' l'impressione che Gentile, da quando il libro comincia, cioè dalla sua, il libro comincia in medias res, cioè comincia con Gentile che diventa ministro appunto del governo Mussolini, fino a quando Gentile fa l'ultimo discorso appunto per la riconciliazione dentro la RSI, sia un'unica grande un percorso, certo accidentato, contrastato dentro il fascismo ancora più che fuori, però insomma un percorso abbastanza omogeneo, in Gentile rimane l'intellettuale di riferimento. Ecco, forse non emerge a sufficienza il fatto che soprattutto dopo il 29, soprattutto negli anni 30, diciamo, la torsione filocattolica del regime toglie a Gentile quell'aurea appunto di intellettuale che rappresentava la cultura di riferimento per il fascismo, gli lascia, come vediamo nel libro, la maggior parte delle cariche, dei ruoli istituzionali, però, diciamo così, la filosofia gentiliana non è più, né a livello intellettuale né a livello popolare, la cultura di riferimento del regime fascista. E questo non è irrilevante, ecco, non cambia la tesi di fondo del libro di Franzinelli, che è assolutamente condivisibile, cioè che Gentile sia stato fascista non per caso, non sia stato quello che è stato non nonostante il fascismo o durante il fascismo, proprio per il fascismo. Quindi questa tesi è quella che manterrei. Però ecco, forse è vero che negli anni 30, diciamo, altri progetti culturali attraversano l'Italia fascista in alcuni contesti, non in tutti. La figura di Gentile viene non solo contrastata e diciamo combattuta, ma perde anche in parte di rilievo. Però diciamo, queste osservazioni sono per alimentare un po' la discussione e non per mettere, per criticare un volume che invece è molto importante, appunto perché, come dicevo, aggiunge una nuova dimensione. E chiudo con questo: io credo vada dato atto a Mimmo Franzinelli di essere sempre uno storico molto onesto e molto coraggioso, perché chiaramente affrontare un personaggio come Gentile, che nella cultura italiana ha avuto un peso non solo all'epoca ma anche dopo, significa appunto esporsi a quelle critiche che effettivamente in parte sono arrivate in modo strumentale o in modo difensivo rispetto appunto alla tutela del mito Gentile. Ecco. Concludo dicendo che forse uno degli aspetti molto interessanti è proprio, come lo diceva già Flores, ma vorrei ribadirlo, è proprio il rapporto con gli allievi. Un rapporto molto molto complesso durante e dopo, diciamo, la massima fortuna di Gentile. E da questo, secondo me, si rilevano molte cose, non solo su Gentile, non solo, come ha detto Marcello giustamente, sull'Italia fascista, ma proprio sul mondo intellettuale italiano, che ha delle strutture, delle incrostazioni, delle deformazioni che emergono molto bene attraverso il caso Gentile. Grazie ai due che hanno presentato e discusso questo libro. Mi pare che dalle loro parole sia risultato chiaro l'importanza del libro, le novità che il libro contiene, novità che dipendono in parte da uno sguardo che focalizza più gli aspetti legati a, come è stato detto, al Gentile nel suo rapporto organico con il fascismo, di intellettuale fascista che collabora con il fascismo a costruire un'operazione di consenso e quindi in qualche modo fa del suo fascino e dei mezzi che ha a disposizione un modo per attirare intellettuali delle diverse provenienze nel solco di un avvicinamento progressivo al regime. Ma anche, ed è la cosa su cui mi piace sottolinearlo, anche perché siamo nella casa delle memorie, un luogo che memoria conserva, è l'attenzione che sempre nei libri di
Mimmo Frazzinelli c'è per le fonti, c'è un uso intelligente, attento, sapiente, curioso delle fonti, di interrelazione delle fonti per arrivare appunto a cogliere quegli aspetti originali, diversi, nuovi, magari da un brano, da un appunto inedito come quello a cui ha fatto riferimento Marcello di Benedetto Croce, nel suo rapporto di vicinanza e poi di rottura sempre più radicale tra i due intellettuali che nell'ambito della cultura filosofica italiana erano in quel momento sicuramente i due maggiori rappresentanti. Sento parlare molto, ma con questo passo davvero la parola all'autore, di cultura italiana, vorrei che non dimenticassimo che la cultura italiana comunque non si esauriva, diciamo, dentro il panorama umanistica italiana, perché c'era tutto, come dire, un mondo che ovviamente meno studiamo, meno conosciamo, forse meno appassiona molti di noi, ma che aveva una sua rilevanza, era un mondo, e questo è l'altro aspetto che andrebbe sempre tenuto presente, molto più aperto di quanto non si immagini quando ci si concentra poi troppo sulle vicende italiane, perché appunto una parte del mondo scientifico e tecnico era un mondo in cui l'inserimento, le connessioni con l'Europa, ma soprattutto erano notevoli. Ci ho detto, il libro è un libro importante da leggere. Lascio la parola a Mimmo ringraziandolo per una volta che è venuto qui a parlare con tutti noi. Grazie a voi. Diciamo innanzitutto quello che questo libro non è e non vuole essere. Non è una biografia di Giovanni Gentile, c'è quella ancora valida di Turi, tuttavia annacqua il Gentile politico e non fa capire, secondo me, il suo ruolo specifico. Non è un libro sulla filosofia di Gentile, filosofia che tra l'altro, diciamo, tranne il libro che uscirà postumo, come filosofo viene molto depotenziato tutta la sua attività politica. E non è un libro sulla morte di Gentile, ma sulla vita di Gentile e sul suo rapporto con il potere. E perché parte a metà delle cose? Perché Gentile non si è mai occupato di Benito Mussolini, manco lo conosceva personalmente, ma non lo seguiva nemmeno sul piano politico. Lo ha conosciuto il 30 ottobre del 1922, chiamato dal nuovo giovane presidente del Consiglio a entrare come indipendente per dare lustro al proprio governo, che è un governo di coalizione, fascisti pochi in Parlamento, liberali, popolari, cattolici di Don Sturzo e di De Gasperi, che votano il governo, e chiaramente Gentile alla pubblica istruzione è l'uomo giusto, lo dicono in molti, lo dice anche Croce, che sino alla seconda metà del 24 appoggerà Gentile e il fascismo, tranne poi diventare un oppositore tenace e direi lungimirante. E sulla morte di Gentile si è scritta una biblioteca, trovate tutto e il contrario di tutto. E è un argomento che non mi appassiona, l'ho affrontato perché do la mia tesi su questo. Quindi un libro sulla vita di Gentile e su come, secondo me, Gentile subisce una metamorfosi nel suo rapporto con il potere, cioè con Benito Mussolini, che gli dà la possibilità di realizzare le sue idee, è quello che tutti i filosofi vorrebbero, di fare la riforma della scuola, che è una grande riforma, con luci e ombre, ma sicuramente ha lasciato il segno nella pedagogia italiana. Gentile è il più grande organizzatore di cultura, l'ho scritto nell'introduzione, il monumento dell'enciclopedia italiana. Nel Novecento non abbiamo un pensatore che ha avuto la possibilità, fuori dalle pastoie burocratiche, di attuare ciò che aveva in mente. E allora partirei dalla memoria di Gentile, visto che siamo anche nella casa della memoria. Gentile, come tutti sappiamo, cade tragicamente in un attentato dei GAP comunisti fiorentini a metà aprile del 1944. Dopodiché su Gentile c'è un oblio, è scomodo da morto, perché è scomodo per tante ragioni. Già, come si sa, nell'attentato scaturiscono poi delle polemiche dentro il CNN toscano, quindi il fronte della resistenza si divide rispetto alla utilità di questo gesto. Ma poi c'è anche un altro aspetto che vorrei richiamare. Gentile con la sua teoria dello Stato etico, cioè lo Stato che ha dei valori, che sono i valori fascisti,
molti suoi discepoli allo stato etico cambiano di segno, diventano comunisti e quindi non gli va proprio, non gli torna a livello di immagine comodo, utile, proficuo ricordare un personaggio con il quale hanno collaborato da posizioni molto, diciamo, qualificate. E questo oblio, questa afasia dura per 40 anni, finché in Italia abbiamo la religione degli anniversari, di cui noi storici siamo vittime, ma anche complici, finché nel quarantennale è cambiato anche profondamente il quadro politico. Siamo nella cosiddetta Seconda Repubblica, c'è un governo di centrodestra e si rompe questo, volete chiamarla cultura del silenzio, chiamiamola pure così. Gli si dedica ufficialmente un francobollo, si organizzano grandi convegni e a questo punto, secondo la mia interpretazione, a partire proprio dall'uccisione di Gentile, Gentile viene defascistizzato. Quindi l'immagine che si prende di Gentile è ancora quella che c'è oggi, e per quello che a destra il mio libro va, non lo sopportano proprio, e la cosa vi dirò, non mi fa una mattina meglio di notte, perché è diventato un santino, è diventato l'emblema dell'intellettuale disinteressato, patriota, che si mette in gioco e che diventa vittima. Il meccanismo, i personaggi sono ben diversi, ma il meccanismo era già scattato in precedenza con Aldo Moro, non ci siamo accorti, che è proprio quel terribile assassino e sequestro al padre delle Brigate Rosse che ha cambiato profondamente, radicalmente l'immagine di Moro, e noi tutta la sua vita, che è stata una vita politicamente intensa e variegata e all'insegna dell'anticomunismo, è stata tutta virata invece all'insegna del filocomunismo. È una cosa che non sta in cielo in terra, il meccanismo è lo stesso, cioè il meccanismo della vittima, si ragiona in termini di vittima. Io ho ragionato invece sulla vita, mi sono immerso in una quantità di documenti inediti che dimostra anche, lasciatemelo dire, una certa pigrizia da parte degli storici, non si capisce secondo me come sia possibile comprendere l'itinerario di Gentile come uomo di governo, uomo di partito, senza andare a studiare l'epistolario con Mussolini e con la sua segreteria particolare. Nessuno l'aveva sicuramente fatto. Adesso, viva Dio, meglio tardi che mai, stanno preparando un'edizione di questo epistolario che io comunque ho utilizzato. E allora il rapporto con Mussolini è centrale, assolutamente. È un rapporto ad persona. Più che fascista è mussoliniano Giovanni Gentile. E ha una visione del fascismo che non è fanatica, fanatica dei fascisti di sinistra, dei fascisti radicali, che tra l'altro lo vedono, lo contrastano Gentile, perché lo vedono come uno che è salito sulla dirigenza quando la dirigenza è arrivata al potere. Lo vedono come un liberale, neanche tanto pentito, che si fa bello con gli orpelli, che non si è meritato sul campo. E questo soprattutto negli anni 30, quando effettivamente, è vero, non ha più questa preminenza che ha avuto dal 22 fino al 29, 29 concordato, e qui c'è un'altra caratteristica di Gentile. Il concordato, la conciliazione non gli è andata, come non gli andranno dal punto di vista personale e leggi razziali, però non dice una sola parola contro per non spezzare questo sodalizio subalterno con Mussolini. Sodalizio tra l'altro che fa comodo ad entrambi. Fa comodo al Duce perché guardate che quando Fascino prende il potere, se ha una debolezza, la debolezza è sul piano della cultura, dei contenuti ma anche dell'immagine. Non è un caso che il manifesto degli intellettuali fascisti, ovviamente è Gentile che lo scrive su input di Mussolini, ma le adesioni sono poche e sono scarse soprattutto dal punto di vista della qualità. E siamo il 21 aprile del 25. E il 1 maggio esce il manifesto Croce, di chiara, netta contrapposizione, e le firme sono 10 volte tante. Gli intellettuali già in una situazione del 25 di dittatura fascista, di regime che è in costruzione, sono all'opposizione. E Gentile, da persona intelligentissima quale è, cosa fa? Non sta a scagliarsi contro Croce, con i quali i rapporti sono diventati pessimi dall'autunno del 24, ma guarda i tempi lunghi. E i tempi, qual è lo spirito dei tempi? La costruzione del regime. E lui come la spinge? Come la plasma? Il giuramento imposto ai docenti universitari nel 31 è lui che lo propone.
comuni, ma perché lo propone? Non certo per cattiveria, per intelligenza, cioè per recuperare, per avere la sua rivincita su croce, e difatti per creare un ponte sul quale gli ex crociani, voi pentiti per travessie ideologiche, voi perché tenevano famiglia, come la tenevano tutti in Italia, la PNF, Partito Nazionale Fascista, per necessità familiare, diventano, almeno ufficialmente, fascisti. E questa è la sua vendetta su croce, ma è anche, lasciate che ve lo dica senza fare il moralista, un'opera di tipo corruttela sugli intellettuali, su quello credo non ci siano dubbi. E allora che abbia unito, diciamo, questi due aspetti, l'aspetto cioè di una attiva propulsione culturale, anche all'estero l'immagine della cultura che hanno è quella che dà Gentile, si unisce anche alla sua sorte personale e familiare, si arricchisce, per carità, onestamente, incarichi molto ben retribuiti. E va anche detto una cosa, lui aveva una ventina di direzioni di presidenza, ma lei gestiva tutte, cioè non erano delle sinecure, come spesso sono oggi, e non erano incarichi di secondo piano, incarico di presidente, di fondatore dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista, per una dozzina di anni lo fonda e lo presiede, dopodiché Starace a un certo punto gli dà il fatidico calcio dell'asino. L'Istituto italo-germanico, di cultura italo-germanica, lo fonda Gentile su input di Mussolini per aprirsi al mondo germanico, non è una cosa da poco, poi vi dirò anche cosa comportava questo incarico. Aver fondato e presieduto l'Istituto per il Medio e Estremo Oriente, lo sapete cosa voleva dire? Alleanza tra l'Italia e il Giappone, ma ancora prima nei progetti di Gentile, e dietro c'era Mussolini, un tentativo di apertura con il mondo orientale, con l'India ad esempio, in funzione anti-imperialista, cioè contro la Gran Bretagna. E questo progetto sull'India fallisce, fallisce perché quando c'è il 3 ottobre 1935 l'invasione dell'impero etiopico, chiaramente gli indiani non ne sono entusiasti. E allora incarichi molto importanti, poi ce ne sono tanti altri che nel libro di tipo, non voglio stare qui a fare una lunga elencazione, però per darvi il rilievo del personaggio, che non stava lì per stare lì, stava lì per fare. Era un personaggio concreto che aveva una visione, la sua visione era che Mussolini rappresentava, non il fascismo, l'Italia, e che gli italiani dovevano tutti riconoscersi in Benito Mussolini e nel fascismo. Una visione la chiamerei inclusiva, dentro la quale ci sono ombre e luci, c'è anche la questione che ricordava Marcello della pedagogia del manganello, non è che l'abbia inventata io per sadismo, per cattiveria, ma le lezioni che poi costeranno la vita a Giacomo Matteotti della primavera del 24 sono lezioni la cui campagna elettorale viene conclusa con un grande discorso al Teatro Cittadino di Palermo da parte di Gentile, nel quale teorizza la pedagogia del manganello come strumento di convinzione rispetto a chi è refrattario al fascismo. Un discorso che è stato pubblicato e ripubblicato più volte, ma che talvolta viene appunto dimenticato. E vediamo la questione, uno dei tabù che io ho infranto è il rapporto tra Gentile e l'ebraismo, no? Andate a leggere tutto quello che volete, tranne forse un paio di storici che non sono stati presi molto in considerazione. Gentile è amico degli ebrei, certo sul piano personale ha aiutato soprattutto alcuni ebrei intellettuali che venivano dalla Germania dopo il 33, ma sul piano pubblico, vi dicevo, zero interventi, ma due iniziative che non vengono ricordate e che sono secondo me molto molto pesanti. Nel 1936 organizza, chiama a Roma, nella sua veste appunto di presidente dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura, quindi siamo più alla metà degli anni 30, dove, permettimi Mirko, non è proprio l'eclissi di Gentile, ancora un peso, ancora un rapporto con Mussolini, anche se certamente i giovani non guardano più a lui perché è invecchiato, insomma, secondo loro ha fatto il suo tempo. Quindi dicevo, nel 1936 porta il ministro Frank, che è il teorico della patria suolo sangue, lo porta a Roma e lo stesso Gentile, adesso cerco la fotografia perché ha fatto anche un ricerca,
ricerca fotografica, eccolo qui. Qui vedete questo ministro Frank, che viene presentato da Gentile, che qui vediamo piuttosto stanco, in camicia nera, vestito da Gerarca, e la sua divisa, e gli hanno persino rimproverato il titolo, il filosofo in camicia nera. Ci sono una serie di fotografie, nei momenti decisivi, non è colpa io se lui si è messo la camicia nera, però lo voglio ricordare perché dà la cifra stilistica del personaggio e del suo impegno. E lo introduce con un discorso razzista, riportato da tutti i giornali. E questo è un fatto che non mi sembra da poco. Frank farà lui pure una brutta fine, verrà processato, condannato e impiccato a Norimberga. La seconda, l'ho scoperta dopo aver pubblicato il libro, perché Gentile mi ha fatto venire la curiosità di continuare lo studio degli intellettuali sotto il fascismo e di passare a Croce, che qui non ho ancora citato, ma è fondamentale, sarebbe molto interessante sull'esempio dei primi storici greci, proprio una biografia parallela rispetto al fascismo, rispetto al potere, rispetto alla moralità pubblica e privata. Allora, Gentile soffre molto la presenza di Croce, che era un po' il suo maestro, e sulla politica si sono separati e sono oramai contrapposti. E Croce, vi dirò, gli rivolge una serie di accuse, anche pubblicamente, di una durezza inaudita, addirittura di fare il delatore rispetto, ad esempio, a Guido de Ruggero, nel libro, se vi interessa, lo troverete. E allora, nel 39, quindi un anno dopo l'emanazione delle leggi razziste, cosa succede? È una potenza editoriale, Gentile, e possiede diverse case editrici, tra cui la Sansoni, che viene a pubblicare dal figlio Federico, amministratore delegato, in odio a Croce, perché c'è sempre questa virulenza anticrociana e antigentiliana in Croce, un libro veramente scellerato, che è tutto contro la massoneria e l'ebraismo, di un poeta che si era suicidato nel 26, che era Beniamino di Croce, Francesco Daetta, partenopeo. È un libro che Croce non aveva voluto pubblicare perché lo riteneva il frutto di delirio mentale, era un po' squilibrato in effetti Daetta. È un testo che ha avuto un ruolo terribile nella storia della persecuzione antiebraica, pubblicato nel 39 appunto dalla Sansoni di Gentile, e tra il 44 e il 45 in altre due edizioni da Mondadori, che era però socializzata dalla RSI, da Giovanni Preziosi, ispettore della razza, con un testo accanitamente anti-ebraico, e questo lo ha fatto sua sponda Giovanni Gentile. Per cui, per favore, non raccontiamo più la favoletta che piace tanto agli storici cerchi buddisti, che Gentile era antisemita, sinceramente non ho questa impressione. Allora, andando alla conclusione, nei suoi rapporti con la politica ci sono delle costanti, ci sono anche delle variazioni. Due variazioni soprattutto, qui voglio solo accennare a un passante. Il momento più terribile della vita politica di Benito Mussolini è la crisi Matteotti, non c'è dubbio. A metà luglio è un uomo isolato, è un uomo abbandonato, e qui addirittura Gentile, con molto tatto e sagacia, si dimette con altri tre ministri in un modo elegantissimo per favorire l'unità nazionale, ma è chiaramente una presa di distanza da Mussolini. Poi però recupera, e recupera alla grande. Da un lato Mussolini è bravissimo, è abilissimo nel blandire gli intellettuali con il bastone e con la carota. E cosa di Mussolini in crisi, per non perdere l'appoggio di Gentile, cosa fa? Gli propone la presidenza della cosiddetta Commissione dei Soloni, cioè di una commissione di riforma legislativa dello Stato. E Gentile, che, scusate, non sa niente di diritto pubblico, accetta la presidenza. Croce lo spotte molto su questo, e nella speranza, dopo aver riformato la scuola, di riformare lo Stato, non si rende conto che in realtà è un mezzo utilizzato da Mussolini per prendere tempo, e infatti questa commissione poi nel 25 finirà in nulla. Quindi, diciamo, si casca, perché anche perché gli piace il protagonismo, ha delle idee e, ripeto, le vuole realizzare. La seconda situazione in cui si discosta da Mussolini è il governo Badoglio. Allora, fate conto che quando il fascismo va in crisi, l'opinione pubblica non ne può più di Mussolini, la Chiesa già da tempo si è allontanata, Mussolini è, e lo sa, l'uomo più odiato d'Italia. E cosa fa Gentile? Si presta al gioco del nuovo segretario del Partito Nazionale Fascista, Scozza,
e il 23 giugno del 43, quando ormai tutto sta crollando e anche gli intellettuali si stanno prendendo nuove posizioni, al Campidoglio, a Roma, tiene un grande discorso che è quello di arte oratoria, trasmesso in diretta radiofonica, il giorno dopo pubblicato integralmente su tutti i quotidiani, stampato in opuscolo, nel quale quello sostiene che questa non è la guerra fascista. Da questa guerra nessun italiano si può chiamare fuori. E anche qui, vediamo la fotografia, mi spiace per i miei detrattori, ma ha la camicia nera, cioè nei momenti salienti è un intellettuale militante in prima fila. Un mese dopo cade, implode il regime con la congiura di Palazzo, come se niente fosse, siccome il nuovo ministro Badogliano è Severi, ex capo di gabinetto di Gentile, cosa fa? Si atteggia a consulente, a consigliere di Severi. Severi al momento fa un viso cattivo gioco, poi quando è tempestato in 3 giorni da 7 lettere, in cui Gentile gli dice come deve organizzare i concorsi per reclutare i professori dell'università, come deve fare qua, come deve fare là, sente una tutela ingombrante e cosa fa? All'ultima lettera di Gentile reagisce in modo sgarbato con una risposta che Gentile legge sui giornali, dove gli dice: io da lei non accetto nessun tipo di collaborazione perché lei è un responsabile tra i maggiori della dittatura. Gentile resta basito, scrive lettere a Badoglio, al re, agli altri ministri, e queste lettere le ho trovate negli archivi, lettere tormentate, addirittura 7 minuti per arrivare alla versione definitiva. Si è trovato sconfitto sotto la linea, vede che i giornali a questo punto hanno montato linea editoriale, gli danno conto, si ritira e torna alla filosofia. Nasce la RSI, è ancora un uomo ferito, umiliato pubblicamente, e Mussolini lo vuole recuperare. Perché? Perché vuole rilanciare la cultura nella RSI, gli intellettuali non ci sono assolutamente, e Gentile è l'unico in grado di farlo, e attraverso Piccini, nuovo ministro dell'Educazione Nazionale, che viene dall'ovile gentiliano, quindi sa come prenderlo, lo porta a un'udienza sul lago di Garda, e Gentile attraverso il dramma personale, che io ricostruisco, credo, con sensibilità, perché nel ricostruirlo mi sentivo veramente chiamato in causa, si stava male a vedere un uomo che piange per il figlio che è internato dai tedeschi in un lager, e i tedeschi lo tengono lì nonostante il padre ricorra a Mussolini, all'apparato d'occupazione tedesco in Italia, al Papa, ai cardinali. E perché lo tengono? Lo tengono perché Gentile ha sempre avuto degli avversari dentro il fascismo, e questi avversari sono appunto Preziosi, sono Pavolini e altri Farinacci, che temono una influenza moderata di Gentile su Mussolini, e quindi il figlio Federico è uno ostaggio, capite? Ecco perché anche per questo motivo accetta Gentile di prestarsi al ruolo di rifondare l'Accademia d'Italia, stavolta repubblicana, e di tenere un discorso nella Firenze, siamo nel marzo del 44, nella Firenze insanguinata dalla guerra civile, in cui ci sono fucilazioni di disertori, di remitenti, sono fucilazioni pubbliche che era da 300 anni che non c'erano a Firenze, cade questo discorso di Gentile, ancora una volta pubblicizzato, nel quale non soltanto esalta Mussolini, come sempre fatto, ma anche Hitler e l'imperatore del Giappone. E a questo punto diventa un obiettivo per i capi comunisti. Lui non ha minimamente la percezione del pericolo, tant'è che nemmeno gira con una scorta, è una cosa da non credere, per cui ucciderlo è una cosa che non comporta rischio. Lo uccide, e qui sappiamo tutto, minuto per minuto, chi era il gruppo di fuoco, chi ha dato informazioni sugli spostamenti di Gentile. Ecco perché queste telenovela sulla morte di Gentile mi fanno veramente, non vi dico cosa, anche perché tirano fuori troppe tesi, siamo i misteri italiani. Allora, chi l'ha ucciso? L'hanno ucciso su mandato degli inglesi. Gli inglesi erano contro Gentile, quindi i servizi segreti inglesi. L'hanno ucciso i fascisti di sinistra, perché lui era un moderato. L'ha ucciso la massoneria, l'hanno ucciso i comunisti. Sapete perché lo volevano uccidere, i cattivi comunisti? Per evitare che lui avesse un ruolo fondamentale nel secondo dopoguerra. Ma è possibile pensare a questo personaggio
distrutto sul piano personale, affranto sul piano familiare, dopo 20 anni di affiancamento a Mussolini, immaginare che possa avere un ruolo nel secondo dopoguerra non esiste. Sono tutte queste tesi che in continuazione vengono riciclate. Qui cito il mio amato Ernesto Rossi, aria fritta, che però evidentemente troverà per carità un suo mercato. E allora chiudo ancora solo 2 minuti rispondendo appunto alle garbati appunti di Mirko, che fosse, che ci fosse anche la componente opportunista non lo dico io, l'ha detto Benito Mussolini. Io alcune cose le dico, però utilizzo i documenti. E a margine di questa corrispondenza, in cui per ogni incarico Gentile, giustamente, siamo in mercato, chiedeva un compenso, e Mussolini a un certo punto per il compenso richiesto per la versione, diremo oggi, tascabile dell'Enciclopedia Italiana, era molto alto, ha scritto di suo pugno, ecco un filosofo che sa fare i propri affari. E quindi c'era questa componente inevitabile, non possiamo richiamarla quantunque emerga dalla documentazione comprovata. Sembra di no, perché dir male di Gentile, che non lo dico io, ma dico i documenti, sembra parlare male di Garibaldi o sparare sull'auto ambulanza. Quindi questi incarichi che ha avuto lo rendono un protagonista della vita culturale e politica italiana e assolutamente della dittatura. Poi certo non è stato il dittatore culturale equivalente di quanto Mussolini ha fatto sul piano politico, ma senza ombra di dubbio, a mio avviso, la sua impronta è stata fondamentale per la percezione del fascismo in Italia e all'estero e per dargli una dignità culturale nel bene e nel male, perché certamente nell'Enciclopedia Treccani non c'è solo fascismo, ma c'è tanto fascismo. Hanno collaborato gli antifascisti e questo l'ho spiegato benissimo Gentile a Mussolini. Ha detto sono i massimi specialisti, stia tranquillo che potranno scrivere quello che vogliono sul campo, ma non ci sarà una virgola di antifascismo, come in effetti non ci fu. E questo ha fatto sì che, come Mussolini voleva, la Enciclopedia Italiana fosse il corrispettivo della Enciclopedia Britannica, cioè che portasse lustro al regime, allo Stato e alla cultura italiana. Per cui è un personaggio che io vedo come un personaggio controverso, che è stato al tempo stesso complice e vittima di un meccanismo di potere che ha contribuito a rodare e del quale poi dentro la guerra civile europea, per citare Carlo Rosselli, si è trovato a sua volta vittima lui e gli italiani. Grazie Mimmo, penso che tu abbia illustrato con grande chiarezza le tesi e anche la ricchezza del tuo lavoro.